Non si placano le polemiche riguardanti gli operatori delle strisce blu a Ragusa dopo numerosi interventi. Ieri i lavoratori aderenti alla Fisascat CISL e alla Confedil si sono riuniti in assemblea sindacale per fare il punto della condizione lavorativa e contrattuale molto critica. Dal 16 marzo, con l'inizio della gestione affidata alla Namtraeli di Messina, sono iniziati problemi per i lavoratori delle strisce blu. Difformità contrattuali che costano ad ogni dipendente oltre 200 euro in mese al mese e la mancanza delle strumentazioni necessarie allo svolgimento del loro lavoro sono quelli da risolvere urgentemente. Intanto, sindaco PC ha convocato i sindacati lunedì 28 al comune per tentare una mediazione. I segretari provinciali Salvatore Scannavino della Fisascat e Marco Gaiano della Confeil non escludono, qualora non si raggiungesse un accordo positivo per i lavoratori, l'attivazione delle procedure di sciopero.